Bentrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione del TG Noi Giorno delle 13.30. Parliamo in apertura, come anticipato, dell'emergenza coronavirus a causa della quale sono in questo momento bloccati a Taiwan, in Cina, quattro speleologi italiani, tra questi un ex dipendente di SEA Ambiente, Riccardo Nucciotti, di 45 anni, era partito per una missione di speleologia, e con lui anche, la vediamo nella foto, Lucia Pedri, di 39 anni, di Pieve Fosciana. Erano partiti il 26 gennaio dall'Italia alla ricerca di grotte nuove a Taipei. In Taiwan i casi di coronavirus sono stati 8 su una popolazione di circa 23 milioni di abitanti. 4 attendono voli disponibili per poter rientrare a casa, che al momento non ci sono, e hanno chiesto aiuto anche alla Farnesina. Rimaniamo in tema coronavirus, perché intanto si stanno intensificando in tutta Italia i controlli da parte delle ASL, e anche in Toscana è iniziato il monitoraggio dei viaggiatori provenienti da voli internazionali, con la misurazione delle temperature negli aeroporti di Pisa e Firenze. Nel frattempo si continua a parlare di quella che, secondo gli esperti, è a tutti gli effetti un allarme da psicosi che, se non frenata, potrebbe portare a comportamenti pericolosi. Sentiamo. È stato scongiurato in Toscana l'unico caso sospetto di coronavirus. Un uomo di 60 anni che era finito in isolamento all'ospedale di Livorno con sintomi riconducibili ad un possibile contagio è risultato negativo al test. Sono ore decisive invece a Roma per la coppia di cinesi ricoverati da una settimana all'ospedale Spallanzani. Le loro condizioni sono invariate dopo che nei giorni scorsi si erano aggravate. Sono ancora in terapia intensiva. Ad oggi questi sono gli unici due casi registrati in Italia. Nel mondo sono attualmente 494 i morti per coronavirus, mentre il numero dei casi accertati ha superato quota 24.597. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: le misure prese fino ad ora funzionano, perché il 99% dei casi accertati è localizzato in Cina. In Toscana la regione ha istituito da subito una task force perennemente attiva per garantire tutti gli interventi necessari nel caso di una possibile diffusione del coronavirus. Da oggi è iniziato il monitoraggio della temperatura dei viaggiatori in arrivo da voli internazionali al Galilei di Pisa e al Vespucci di Firenze. Saranno i volontari della Misericordia a svolgere questo compito. Chi presenterà una temperatura superiore a 37,5 gradi significa che proviene da zone a rischio e rientra nei casi sospetti previsti dalle linee guida del Ministero della Salute. Dovrà essere subito attivato il 118 e il viaggiatore trasportato nell'ospedale di riferimento. Nel frattempo l'allarme coronavirus continua a diffondersi anche nel nostro territorio. Si parla sempre più insistentemente di psicosi, ma quali sono i parametri per definire questo disturbo? La paura di contrarre il virus, secondo gli esperti, sta provocando una serie di episodi che nulla hanno a che fare con il contagio. Il rischio è di far diventare un topolino un elefante. Allora, un topolino è un topolino, ne prendiamo atto, ci disinfestiamo, ma non certamente rischiamo di essere schiacciati da un topolino. È fuori luogo non andare più fuori, non andare più ai ristoranti cinesi, non andare più, stare attenti. Atti incredibili di razzismo abbiamo sentito, dove dei ragazzi cinesi li hanno sputato addosso, li hanno tirato fuori dai pullman. Tutto questo non deve accadere. Voltiamo pagina. Dopo la chiusura della strada provinciale numero 13 Valdarni nel tratto Isola Santa Castelnuovo di Garfagnana, l'amministrazione comunale di Careggine ha intensificato i lavori per la riapertura della strada comunale Careggine-Isola Santa, una strada interrotta giorni prima da una massiccia caduta di massi dal monte sovrastante. La strada comunale si presenta oggi come l'unico collegamento tra la Garfagnana e la Versilia, e per questo assume
assume un estremo valore soprattutto per i lavoratori e gli studenti. Con ordinanza del sindaco Lucia Rossi, la strada è stata riaperta oggi a orari prestabiliti e nonostante i lavori di disgaggio e messa in sicurezza del versante continuano, il bypass è finalmente percorribile. Il tratto di strada sarà aperto tutti i giorni e fino al termine dei lavori, dalle 6 alle 8.30, dalle 12 alle 14.30, dalle 17 alle 21. Al di fuori di questi orari, il tratto di strada sarà percorribile dai soli mezzi di soccorso. Oltre all'ordinanza di limitazione del traffico, il sindaco ha firmato anche un'ordinanza che vieta il transito ai veicoli superiori alle 7,5 tonnellate. In accordo con Provincia e Vaibus, l'amministrazione di Careggine sta lavorando per poter trasferire sulla strada comunale nel modo più idoneo possibile il servizio di trasporto pubblico locale. Parliamo ancora di mobilità, ma spostiamoci a Lucca. L'azienda dei trasporti CTT Nord ha inaugurato e presentato 30 nuovi mezzi di trasporto in Piazzale Verdi, acquistati appunto dall'azienda di trasporto. Diventano così 220 i bus entrati in servizio da marzo 2015, che vanno a sostituire mezzi vecchi con un miglioramento sul piano delle emissioni inquinanti e saranno impiegati sulle linee extraurbane. Si tratta dei primi bus a guida autonoma di secondo livello, cioè con guida semiautonoma in alcuni contesti, come in superstrada o in zone dove si verificano rallentamenti a causa del traffico. Cambiamo decisamente argomento, spostiamoci a Viareggio e parliamo di carnevale, perché è record assoluto di incassi sui cumulativi venduti. È ancora record di vendite per i biglietti cumulativi del Carnevale di Viareggio. L'incasso dell'edizione 2020 non solo ha superato quello già da primato del 2019, ma ha persino ottenuto il miglior risultato degli ultimi 30 anni. Tra prevendita scontata e vendita ordinaria sono stati superati i 31.700 biglietti per questa edizione. Ancora una volta il Carnevale riesce a tenere testa le principali squadre di calcio di Serie A in fatto di abbonamenti. Un pubblico affezionatissimo, fatto soprattutto di viareggini e versiliesi, che consegna al forziere di Burlamacco un bottino di partenza formidabile. Lo scorso anno erano stati acquistati 31.203 cumulativi per un totale di 953.000 euro. Quest'anno 500 in più, ma visto l'aumento di 5 euro accumulativo dovuto all'introduzione del sesto corso, l'incasso totale supera ampiamente la quota record di 1 milione di euro, nettamente al di sopra di ogni aspettativa. La fondazione aveva messo nel bilancio di previsione, prudenzialmente, soltanto 844.000 euro. Quanto incassato dagli abbonamenti ripaga già la partenza soft di sabato scorso, che ha raccolto solo 100.000 euro di biglietti a causa del maltempo. Restano ancora 5 corsi mascherati per raccogliere poco meno di 1,5 milioni di euro per pareggiare i conti. Fino a domenica 9, intanto, presso la biglietteria della Fondazione Carnevale alla Zattera sul lungomare, sarà possibile acquistare fino ad esaurimento gli ultimissimi biglietti cumulativi disponibili per assistere ai prossimi 5 corsi mascherati. In programma il 9, il 15, 20, 23 e 25 febbraio. Spostiamoci adesso a Capannori, dove questa mattina è stata festeggiata la ricorrenza della fondazione del Corpo di Polizia Municipale, che risale al 1866. Vediamo il servizio. 4.730 veicoli controllati, 3.219 multe per violazione al codice della strada, ma soprattutto 250 violazioni accertate in materia ambientale. Sono stati illustrati i dati più significativi dell'attività svolta dai vigili urbani di Capannori in occasione delle celebrazioni per il 154esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale del Comune della Piana. Alla festa sono intervenuti il sindaco Menesini, l'assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli, che ha ricordato come 154 anni fa, mentre a Capannori si fondava la polizia municipale, erano ancora in corso le guerre di indipendenza, e poi la comandante della polizia municipale Deborah Righi, che ha spiegato come il vigile di zona sia una delle iniziative a cui puntare per il 2020.
l'intenzione della Polizia Municipale è di dare sempre una maggiore presenza sul territorio, anche grazie all'assunzione di nuovo personale, in modo che questo servizio che facciamo durante i mesi estivi si possa estendere a tutti i giorni della settimana. Questo perché durante soprattutto il periodo estivo sicuramente la presenza nei parchi pubblici, sulle strade, durante le feste e le manifestazioni è importante e dà comunque quello che ci richiedono i cittadini. Un momento importante di festa, ma anche un momento per fare il punto su quelli che sono i risultati dell'anno trascorso e quelli che sono gli obiettivi. E sugli obiettivi, accanto ad un incremento di mezzi, abbiamo anche un incremento di uomini. Andiamo adesso in Valle del Serchio per parlarvi di un'iniziativa per diffondere tra i giovani il corretto uso della plastica, quindi per contrastare il suo utilizzo eccessivo. A diversi studenti di tante scuole della Valle del Serchio sono state consegnate 1500 borracce in alluminio. Vediamo. Alla presenza della dirigente scolastica interprovinciale di Massa e Lucca, Donatella Buonriposi, vari dirigenti di plessi in Valle del Serchio, amministratori pubblici, professori e studenti, si è tenuta presso il centro della cooperativa Puana Marmi, località Ferriera nel comune di Camporgiano, la consegna di oltre 1500 borracce in alluminio. L'iniziativa va nella direzione di Plastic Free e anche la storica cooperativa di Vagli ha voluto contribuire alla causa che vede tanti giovani di tutto il mondo in prima linea contro l'eccessivo uso della plastica. Spesso i lavoratori del settore del marmo vengono accusati di non avere a cuore le sorti del pianeta, invece questo gesto va nella direzione per aiutare l'ambiente. E anche la cooperativa vuole contribuire con questo gesto all'eliminazione completa della plastica, visto che in tutti questi anni i ragazzi sono in prima fila per l'eliminazione della plastica. L'incontro si è aperto con i saluti del presidente Baisi, cui sono seguiti tanti interventi sia da rappresentanti istituzionali che scolastici. La cerimonia di stamani si iscrive proprio in questa dimensione, in questa prospettiva, lavorare tutti insieme perché non abbiamo, come dicono i ragazzi, non abbiamo un pianeta B e quindi dobbiamo rispettarlo e lavorare. Quello di stamani è un piccolo segnale, sono delle borracce che ci permetteranno di liberare le nostre scuole dalla plastica, se diventeranno scuole plastic free, ma è piccolo, ma va in una direzione veramente, veramente significativa. Per noi oggi è una giornata molto importante per tutte le scuole del territorio, ringraziamo veramente col cuore la cooperativa a Buona Marmi perché ci dà modo di completare un percorso che abbiamo iniziato con i ragazzi a settembre. Percorso che ha visto una serie di interventi in campo ambientale piuttosto importanti, interventi ai quali i ragazzi hanno risposto veramente in maniera egregia. Al termine dell'incontro c'è stata la consegna simbolica delle borraccette ai rappresentanti delle varie scuole interessate, mentre la consegna ufficiale di oltre 1500 borracce in alluminio avverrà nei prossimi giorni presso le varie sedi scolastiche coinvolte nel progetto. È tutto per questa prima parte del TG Noi, adesso vi lascio allo sport, ci rivediamo subito dopo con l'ultima parte del TG Noi, a tra poco.